Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Lodret, The Nerd Survivors, e siamo oggi su Dark Souls per un nuovo boss. Sì, nuova area prima del boss. È da un po' non gioco a Dark Souls, già non mi ricordo più come si gioca. Accidente alla Maiana. Sì, è facile dimenticarsi, soprattutto dopo aver giocato tanto a Lords of the Fallen, oppure mi vergogno di questa cosa, ma mi sono messo a giocare a Skyrim in attesa di Bloodborne. Sì, potrei anche dirvi che ne penso di Skyrim in questo piccolo video. Skyrim, ci ho giocato non quando è uscito, parecchio dopo. E francamente non mi è piaciuto né. Non mi è piaciuto per niente all'epoca. Soprattutto perché avevo appena finito di giocare Dark Souls. E quindi quel combat system non è che mi ha proprio entusiasmato. In più, porco demonio, ora mi ammazza. Bisogna dire la verità. Quello che fa grande un titolo come Skyrim sono le ambientazioni. E francamente, non so quanti anni dopo che è uscito, ma un bel po' di anni dopo non è attira più come la prima volta. Soprattutto per l'impatto visivo. E quindi all'epoca lo abbandonai soprattutto perché non riuscivo a concepire il fatto che dovevo indietreggiare. Indietreggiare! Non esisteva la schivata. E questo mi infastidiva non poco. Cazzo, scappa, 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 scappa. Non esisteva la schivata e quindi per me non aveva senso giocarci. E ho iniziato a giocarci sperando che. Porco demonio! Sperando che mi impegnasse tempo invece di iniziare l'RG più di Lords of the Fallen. Cosa che sarebbe stata più saggia, me ne accorgo ora. Ho riniziato. Sì, ho ricominciato da dove è finito. Ho ricominciato da dove ero rimasto. Non molto più lontano dall'inizio, eh. Del genere abbastanza per capire che non mi sarebbe piaciuto, ma poco nella storia totale del gioco. E francamente penso lo riabbandonerò nuovamente perché non riesce a piacermi. Non riesce proprio a piacermi. Bene, questa parte, beh, l'accelero, quindi l'ho notato ora che quest'arma sembra quelle spade tarocche che vendono ai comics, come quello di Lucca. Con quell'impugnatura finta proprio di plasticazza. In realtà Cosoletta è un anime faggot, non lo sapevamo nessuno. Te fai male, vero? Non mi ricordo.
Sì. Va bene. Let's go. Oggi mi sta andando di lusso. Di lusso. Non regge in questa puntata, me la sento. Me lo sento. Sono troppo potente, non morirò mai. E credo che... sì. Non sprecherò certo sei umanità così. Oh mio Dio, mi hai ucciso! Quanto sei potente, Sith! Ho paura vera di te! No, fare male a me, io sono cotoletta! Badante di provincia di Ulbania! Non so neanche cosa sto cantando, ma va bene così. Noi potenziamo i falò? Ovviamente no, stiamo scherzando. Voi mi siete inutili. Amico, grazie. Oddio, quanto la odio questa parte. Che ne dite se finché non ho spento il grammofono tolgo l'audio di gioco? Eh? No, dovete soffrire con me. Anzi, ve lo alzo. Schifosi bastardi. Via da me, via. Ah, gli shot. Beh. Allora. Ah! Ribrezzo! Muori! C'ho dietro! Ah! Schifo! Che schifo! Che schifo! Sperma blu! Ah! Cotoletta, farai una bella doccia quando torniamo a casa. Vaffanculo! Anche voi! Vi fate schifo anche se siete stupide quelle. Vaffanculo, Logan. Non voglio sentire sto sonino di merda un secondo di più. Seriamente? Due colpi! Oh, finalmente! Questi serpenti mi hanno fatto dannare l'anima. Non mi attaccate, no. Ah! Bene. Muori, figlio di Troia. Ah. Ti amo, Darksons. Ti amo così tanto.
ora dritti verso il falò. Tu non rompi il ca... Ma che cazzo vuoi? Va bene. Andiamo subito al boss più merdone di Dark Souls 1, secondo il mio modesto parere. Non credo mi farò tangere da quel figlio di puttana. Per rendere interessante questo pezzo di gameplay faremo una cosa simpatica. Una bella speedrun da qui fino a Sithil senza scaglie. No, diciamo fino alla parte prima, perché poi voglio uccidere le troiette lì davanti. Ok? Speedrun! Bene, qui potete vedere il tempo che ci ho messo. Metterò un timer a schermo se qualcuno vuole provare a fare di meglio. Bene, e ora vediamocelo con queste puttanelle. Non volevo fare questo. Va bene lo stesso. No, che cazzo fai? No, porco demonio, così difficile. Le ho detto non sarebbe più facile schipparle? No. Anche se non tiene il codice di Souls, vi dirò che schipparle più mostri risulta altamente controproducente. Poi rientreranno nella zona del boss e romperanno non poco il cazzo. Immagino saranno resistenti alla magia molto cosa. Via contro il boss.
l'ho notato ora, i ciuffini, guardali, bellini. Cazzo! No, no, la coda! Oh, quando hai finito, dillo! Vieni più in qua. Grande! Quanto cazzo cala di frame quando fa quell'attacco lì? Perché cazzo ha ancora tutta la vita? Ma il cristallo è ancora... Gli ho tolto così poco. Dai, basta. Aia. Dai, Sith, sei veramente un merdone. Fai veramente schifo. Ma chi credi di essere? Che cazzo mi ha sminchiato l'inquadratura? Eccolo! È lui! Me lo voglio portare a casa. Perché non fanno i peluche in questa maniera? Voglio assolutamente un peluche così. Poi tra l'altro sembra un po' il Giginox di Monster Hunter, sto coso. Non so se ce l'avete presente. Vabbè, a parte questi discorsi inutili, eh? Sì, ciao, eh? Ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video gameplay dell'Outred e Nel Survivors. Addio! No!